Florida. Ok, siamo a Seattle. Con la mia host family, che non è tecnicamente la mia host family ma sono i miei vicini di casa, ma mi hanno portato a Seattle lo stesso. Il primo giorno a Seattle siamo andati a fare shopping, il secondo giorno siamo andati a fare shopping, il terzo giorno risuscitò secondo le scritture, siamo andati a fare shopping. Insomma, siamo sempre andati a fare shopping perché pioveva, il tempo faceva abbastanza schifo e faceva freddo, c'era vento. Quindi insomma siamo stati sempre rintanati nei negozi a spendere tutti i nostri averi in cose che probabilmente neanche ci servono. Ad ogni modo siamo stati in questo posto dove si poteva giocare a qualsiasi gioco, insomma era tutta roba abbastanza giapponese, era tutto in giapponese. La cosa divertente è che per giocare 2 ore c'era un buono, anche se tu compravi da mangiare ti davano appunto questo buono che potevi giocare 2 ore a qualsiasi gioco volevi. E quindi praticamente abbiamo mangiato 3 volte quel giorno. Un'altra cosa che ho amato di Seattle è stata la Cheesecake Factory, dove mi ha portato il mio host zio, ed è il posto dove credo di aver mangiato la pasta più buona della mia vita qui in Canada. Della mia vita qui in Canada. Speravi che dicessi della mia intera vita, ma invece no. Siamo stati in un centro commerciale che non finiva mai, cioè tu praticamente guardavi tipo una sezione che diceva donna, scarpe donna, una sezione che diceva vestiti donna, una sezione che diceva mutande donna, una sezione che diceva reggiseni donna, e praticamente tu cercavi di trovare la fine, no, in questo negozio, perché praticamente guardavi la distesa di vestiti, di roba ammassata dentro, tutta dentro un solo negozio, tutto al 50% di sconto. Ma diciamo che se dobbiamo fare un paragone fra una cosa e quel negozio, io direi che il Titanic, la nave, moltiplicata per 10 più l'iceberg era più o meno la dimensione del centro commerciale. E non sto scherzando. Ad ogni modo, oh, mi è scrocchiato il collo. Oh. Passiamo a degli aggiornamenti un po' più attuali, visto che a Seattle ci sono stata il weekend scorso. Allora, questa settimana è stata una settimana parecchio intensa, nel senso che ho dovuto studiare per qualcosa che sono state 2 ore. E voi direte, ma che vuoi che sia 2 ore? Studiamo tutti 2 ore al giorno? No, io non ho mai fatto in vita mia, ho mai studiato 2 ore di seguito in vita mia, per me è già tanto, tipo studiarmi, sai, proprio mettermi lì. A un certo punto arrivi a un momento in cui dici: come sei un intellettuale con gli occhiali? Ci vedo anche di meglio nella telecamera. Quindi
La cosa più impegnativa di questa settimana è stato quando un giocatore di football mi ha accidentalmente tirato un calcio sopra al ginocchio. Cioè, stavamo giocando a calcio, no? Io tutta bella lì, io sono italiana, io gioco a calcio, sono bravissima, cioè io il calcio ce l'ho presa. Toglio, io calcio, io palla, io passa, io dammi quella... Nel tentativo di passarmi la palla, il giocatore, cioè proprio, questo è il mio ginocchio, questo è il giocatore... Ciao ginocchio. Concludendo, iscrivetevi al canale, condividete su Facebook e mettete un bel mi piace, uno di quelli fatti così, thumbs up in inglese. Ci vediamo alla prossima volta.